Allora, l'idea di un gemellaggio letterario viene dalla passione, dal desiderio di far parlare i ragazzi, di coinvolgerli attivamente, e com'è la risposta soprattutto? La risposta è enorme, noi abbiamo da noi oggi 160 ragazzi, la metà dalla Germania, l'altra metà dall'Italia, abbiamo i presidi delle scuole, i dirigenti scolastici, gli insegnanti. È un entusiasmo enorme che si sente anche già nelle preparazioni adesso. Cosa avete chiesto loro di preparare? A loro abbiamo chiesto, allora spiego un po', un gemellaggio è un gemellaggio fra una scuola tedesca e una italiana e loro insieme leggono due libri. Sono sette scuole ciascuna? Sette gemellacci e loro leggono, i tedeschi un libro in italiano, gli italiani un libro in tedesco e si fanno attraverso internet, attraverso il blog, gli esperti, vuol dire tutta l'elaborazione, il comprendimento del libro, però anche compiti da fare lo fanno insieme attraverso il blog e poi adesso abbiamo la possibilità di farli incontrare veramente, certo. Stanno oggi da noi per presentare i loro film, spettacoli teatrali, talk show, qualsiasi cosa tutto che ispirato hanno ispirato a quello tutto che hanno letto. Tutto ispirato ai due libri che loro hanno letto e la loro comunicazione fra di loro. Ha parlato di entusiasmo in tutta la fase di preparazione. Adesso che si sono incontrati, come hanno reagito? Penso bene? Benissimo, stanno lavorando insieme per gli spettacoli e i performance che faranno poi più tardi alle 4 e poi anche stasera alle 8. Per concludere, puoi dire qualche città da dove vengono, sia dell'Italia sì, che sì, della Germania? Sì, abbiamo Berlino, Palermo, Bamberg, abbiamo Firenze, abbiamo Tolentino, Torino... da dalle tutta piccole l'Italia. Alle grandi, dalle quelle piccole storie, alle grandi, quelle più dal moderne. Nord al sud, dall'est all'ovest, anche in Germania abbiamo una distribuzione in tutto il paese. Benissimo, allora facciamo una cosa, andiamo a sentire anche le loro voci e vediamo soprattutto quello che hanno realizzato. Grazie per Grazie. Il momento. Rachel ha addirittura iniziato a studiare l'arabo. Tutto sommato sta Rachel che Taizia approfittano dello scambio culturale. Gloria, quando abbiamo lanciato l'idea era proprio l'aspetto pedagogico che volevamo mettere in risalto. Volevamo proprio qualcosa, un'attività che rimettesse al centro lo studente e il lavoro di classe. E in realtà la risposta è stata molto forte anche perché abbiamo lavorato molto sul crescimento della motivazione alla lettura, che sembra un'attività un po' messa da parte, e l'abbiamo fatto cercando di valorizzare altri codici espressivi ed altri linguaggi più familiari e più motivanti per gli alunni. La risposta è stata molto forte, positiva e di successo. Was publiziert oder Infos zu den Lesebuchen mit unseren Partnern in Stuttgart. Allora, il liceo Pascoli di Firenze è gemellato con, professoressa? Il Gymnasium Clara Schumann di Bonn. Quindi anche un personaggio autorevole al quale richiamarsi, di grande sensibilità artistica oltretutto. Sì. Senti, i suoi ragazzi allora, dall'inizio fino alle prove che stanno facendo adesso, come li ha visti crescere? È stato un lavoro veramente grosso, però anche che ci ha dato molta soddisfazione, perché è circa un anno passato da quando abbiamo iniziato il progetto e via via abbiamo dovuto imparare anche a lavorare col blog, con la piattaforma Moodle e affrontare anche le difficoltà, perché i nostri ragazzi fanno soltanto il secondo anno di studio del tedesco e quindi leggere un libro intero, però poi hanno preso gusto veramente durante la lettura e soprattutto anche collaborare con i ragazzi tedeschi, e oggi finalmente c'è stata l'occasione di incontrarsi e di conoscersi. Ecco, cosa hanno realizzato concretamente? Cosa portano? Qual è il frutto del loro lavoro che vedremo concretamente? Hanno imparato tanto linguisticamente. E questo ci fa molto piacere. Sì, perché anche hanno imparato che un libro può essere di letteratura anche senza essere Dante o Leopardi o Goethe. E quindi, anzi, hanno imparato una lingua molto colloquiale, giovanile, parolacce un po'.
bene, anche sta, quindi anche d'altra questo. Parte così parlano i ragazzi oggi, e quindi anche nel fare il nostro spettacolo teatrale ci siamo divertiti, perché le abbiamo quindi fatto una cosa delle belle, spiritosa, insomma. Sì. Perché questi ragazzi sono un po' birboni, quelli dei protagonisti del libro, e quindi fanno delle scappatelle notturne, fanno cose proibite, e sono asini in matematica, come anche i nostri alunni sono, si identificano molto bene. Anche i tedeschi? Non lo so, forse anche i tedeschi, sì, mi pare stamani abbiano detto che molti di loro tutto il mondo è paese. Sì. Alcuni mi chiamano Mago Margherita, altri Margherita per il mio sovrappeso, ancora altri Margheritina. Per gli insegnanti sono silenzio laggiù, per il vigile mai piano mai. Tra i tanti nomi trovate anche Mariella, Marisella o Benisto. Allora è vera questa storia che anche gli alunni tedeschi non sono bravissimi in matematica, ci crolla un mito. Infatti è una delle tante cose che abbiamo in comune. Sì. Senta, invece a parte la matematica, come hanno lavorato su questo testo e su quale testo hanno lavorato i suoi alunni? Ecco, i miei hanno lavorato sul Margherita Dolce Vita di Stefano Benni, che è un libro che a me personalmente piace molto. E infatti l'esperienza interessante è stata che noi professori dovevamo scegliere i libri. Abbiamo scelto Benni, Pusfat mit Kuni Tamara Bach, due libri che non hanno niente in comune, cioè hanno temi diversi. A parte che sono abbastanza di facile accesso, insomma, non difficili, non ostici, no? Sì, Benni non saprei, perché c'è alla fine è un po' misteriosa, sì. È molto interessante da interpretare. E il compito dei ragazzi è stato di vedere, di trovare cose che hanno in comune i libri, e infatti hanno trovato tante cose. Senta, com'è stata la risposta dal punto di vista dell'impegno, dell'entusiasmo, del lavoro? Sì, molto, cioè i ragazzi si sono impegnati molto, anche se è stato molto difficile, perché l'anno scolastico è quello che è, con tanti esami e impegni tutti i giorni, però si sono impegnati anche nel tempo libero e hanno anche fatto questo film che possiamo presentare oggi. Normalmente la lettura, fare la lettura a scuola di un libro è sempre una cosa un po' critica, perché invece loro sono stati molto motivati, perché sapevano che dovevano fare questo progetto insieme con gli studenti italiani, e così si sono dati molto da fare. Secondo me anche come interpretazione letteraria e anche dal punto di vista linguistica sono cresciuti molto. Marachella, vuoi dire qualcosa anche tu? Fatima ha detto cose vere. Infatti, il contatto con le vere sculture, soprattutto quella araba, mi ha dato la possibilità. Allora, dite la verità, appena vi hanno detto c'è da fare una cosa, un gemellaggio, avete pensato alla solita storia, qual è stata la prima vostra reazione? Beh, sì, certo, naturalmente, essendo un impegno in più, non è che l'abbiamo preso con tanta. Però magari il fatto di conoscere dei ragazzi tedeschi, tipo ragazze anche. Anche ragazze della nostra età, magari poteva essere una cosa interessante. Poi a poco però, cimentandovi con il testo, le cose sono cambiate. Sì, perché comunque il testo, insomma, vabbè, noi solo 2 anni facciamo tedesco, quindi il testo è stato un po' complesso, ma comunque siamo riusciti abbastanza a cavarcela. Poi abbiamo cominciato da subito a parlare con i nostri corrispondenti, anche sul blog, anche su internet, e quindi si è rivelata una cosa abbastanza interessante. Ecco, scambiarsi le idee su internet è stato un valore aggiunto per il lavoro? Forse vi ha interessato di più? Beh sì, era una cosa interessante, anche diciamo moderna, noi ragazzi, però abbiamo avuto qualche problemino alle tecnologie, questo non lo nego. Senti, ma hai notato dei miglioramenti nel tuo tedesco comunque, adesso a prescindere dagli scherzi? Beh, questo era comunque un romanzo di letteratura giovanile, e quindi abbiamo imparato dei vocaboli che utilizzano i giovani, penso che sia una cosa interessante e anche utile. Senti, Matti, questo lo imparo io. Lasciate stare quel telecomando, venite a vedere, stanno costruendo davanti alla nostra casa. Com'è stata questa esperienza con un libro come quello di Stefano Benni? Cosa ti ha divertito di più? Allora, è stato innanzitutto molto divertente, soprattutto perché ho avuto la possibilità di lavorare con gli amici miei, cioè i compagni di classe, e la cosa che mi ha divertito di più è stato, non lo so, cioè lavorare insieme e svolgere questo film.